Per Honda, EICMA 2018 rappresenta un momento importante per rinnovare la sua gamma media. Moto leggere, affidabili, adatte ad essere guidate anche con patente a due. Sono le nuove 500. Ogni anno EICMA riserva tante sorprese, è il motivo per cui ha il successo che merita. Quest'anno per Honda potrebbe sembrare un anno di transizione, perché in effetti lo è, siamo un po' tutti in attesa dell'Euro 5, però l'occasione è stata propizia per rinnovare la gamma intermedia. Tre nuove rinnovate, CB500, Naked, Adventure e Sportiva, con contenuti importanti perché c'è più coppia, c'è una nuova strumentazione, fari full LED, finiture più sofisticate, più raffinate. La X diventa veramente una piccola enduro, moto facili, dai costi di esercizio non elevati, consumi molto contenuti. Sono le moto per chi ha la patente a due principalmente, ma non solo, perché tanti motociclisti non sono interessati ai 100 cavalli, non vogliono 250 kg di moto e quindi in queste 500 trovano quello di cui hanno bisogno, moto divertenti e facili da usare e affidabili, come sono solite essere le Honda. Io da sempre dico che se le persone comprassero moto più facili si divertirebbero di più. Uno sguardo bellissimo sul futuro arriva dai concept CB125M e CB125X. Da tempo non si vedeva un concept in questa cilindrata, ma Honda ci crede. Arriveranno davvero? Succede già da qualche anno. Portiamo qui i concept e poi la maggior parte delle volte diventano delle moto di produzione. Questo perché non sono più come una volta solo esercizi di stile. Sono moto che hanno già un'idea di base tecnica, molto spesso è una base vera e propria, perché se vai a vedere le 125, telaio ciclistica è la CB125R. Queste sono un Adventure e una Naked un po' più cattiva. Non vuol dire che arriveranno in produzione entrambe, però sono qualcosa che si può fare. Il Concept 650 era qualcosa di molto vicino alla produzione già l'anno scorso, quindi questo modo di assaggiare i gusti del pubblico è azzeccato e funziona. A noi piacciono. Speriamo di poterle mettere in produzione, dipende anche dal riscontro di pubblico. Aggiornamenti di dettaglio, ma non troppo, per la CBR1000RR Fireblade, che migliora nell'elettronica con l'obiettivo di essere ancora più competitiva nel mondo delle superbike. Avete appena visto, penso, in conferenza stampa HRC che la notizione è che Leon Camier e Ryuichi Kiyonari faranno squadra con un nuovo team, quindi c'è la motivazione per riportare in alto la Honda anche in superbike. Il prodotto di serie trae beneficio dall'esperienza commerciale di utilizzo sia dei clienti che dei piloti. Erano pochissimi gli appunti che venivano fatti alla moto, perché è davvero leggerissima, ha la potenza, manca ancora qualche cavallo, ma stiamo parlando veramente di un utilizzo professionale. Tutte le modifiche sono fatte perché quando stai andando vicino al limite puoi andare ancora un po' di più, e quindi siamo convinti che nelle comparative di quest'anno possiamo anche strappare qualcosina in più nei confronti della nuova concorrenza, che è incredibile. E la CB650R prende il posto della CB650F. È la base tecnica, è quella, ma non si deve pensare che sia un cambio di carene. La moto si inserisce nel buco che era rappresentato dal fatto che c'era una 125, una 300, una 1000. Ovviamente mancava la media cilindrata. Questo tipo di design sta riscuotendo un buon successo e siamo convinti che la 650 probabilmente sarà proprio la più apprezzata, perché ha la potenza giusta, 95 cavalli, si può comprare anche in versione 35 kW, finiture curatissime, costerà poco meno di 8.000 euro, quindi il prezzo anche è giusto. La gamma Neo Sports Café, insomma, è una realtà veramente molto forte.